Eccellenza Reverendissimi, signori e signori, autorità, cari amici, cari colleghi, un sincero benvenuto e grazie per essere qui con noi ancora una volta nel giorno della nostra festa. Devo ammettere che constatare la vostra vicinanza manifestata attraverso una così larga partecipazione di pubblico mi procura sempre una forte emozione, che il trascorrere degli anni non affievolisce, ma se possibile accresce. Sto invecchiando. Oggi la Polizia di Stato compie 160 anni. Un'occasione da festeggiare insieme, nonostante la mestizia che alberga nel nostro animo, dovuta al particolare momento che stiamo attraversando. Ma proprio per questo, da interpretare come motivo di buon auspicio da dedicare al nostro futuro. Un momento che ci consente anche di svolgere una breve riflessione sui compiti e gli impegni che quotidianamente dobbiamo affrontare, per condividerli con quanti ci accompagnano in questa avventura al servizio della comunità. Ci siamo lasciati alle spalle il 2011, un anno che ha marcato in modo esemplare l'orgoglio e la fierezza di essere italiani, nella ricorrenza dei primi 150 anni trascorsi di unificazione. E abbiamo varcato la soglia di questo 2012, un anno che, fin da subito, ci ha costretto ad affrontare un percorso di rinunce e sacrifici per combattere in maligna forma di crisi economica già avviata ma che sta toccando il picco di maggiore criticità con l'attuale recessione. Ovviamente lo stato di malessere generale, derivante anche dalla sensibile e conseguente perdita di posti di lavoro, ha comportato l'elevarsi di tensioni sociali che in quest'ultimo periodo hanno trovato fertile terreno in chi da sempre attende momenti propizi per sferrare vili attacchi allo Stato. Sta a noi, forze dell'ordine, vigilare ed agire per assicurare la giustizia agli autori di tali efferati crimini. Ma il compito più gravoso e delicato sarà quello di interpretare nel modo più corretto i servizi di ordine pubblico che scaturiscono e scaturiranno dalle legittime manifestazioni di protesta, libera espressione di pensiero, tese ad evidenziare un inevitabile disagio correlato all'attuale periodo di crisi. In questo ci sostiene e ci indirizza il consiglio particolarmente sentito che il capo della Polizia, il direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Antonio Manganelli, ha voluto indirizzarci. Ci ha invitati a cercare sempre di comprendere i motivi della protesta, una forma di empatia necessaria per poter scegliere il metodo più adatto per affrontare le varie manifestazioni. È per questo che mi sento di non abbandonare completamente lo slogan che ci ha accompagnato negli ultimi anni: c'è più sicurezza insieme. Che collegherei un ideale filo combinatore all'attuale storia di coraggio e innovazione, in cui la parola coraggio può essere interpretata come solidarietà, ma soprattutto come indomita volontà, messa così dura prova dalle scarsità delle risorse di cui poter disporre, tesa a perseguire quella giustizia sociale più volte reclamata e che ci impegna in un duro costante contrasto della criminalità sia essa diffusa che organizzata. Coraggio quindi di affrontare il quotidiano con impegno, serietà e professionalità, senza farci condizionare da facili e scontate giustificazioni che congiurano per demotivarci. Innovazione che significa ammodernamento, nuova tecnologia, ma anche disponibilità al cambiamento, che ci consenta di fronteggiare nel migliore dei modi i tempi che mutano e i nuovi scenari anche internazionali che si vanno a tratteggiare. Questa è la mia seconda festa trascorsa ad Vercelli. E non posso, anche a distanza di più di un anno, non rivolgere un sentito ringraziamento al mio predecessore, il dottor Francesco Calabrese, che con il suo proficuo lavoro mi ha facilitato nella quotidiana attività, così complessa e sofisticata e costantemente vocata al servizio della comunità. Con lui ringrazio il dottor Walter Favini, che mi ha targhettato nel primo periodo del mandato picciolano. Ma l'occasione è propizia anche per ringraziare di vero cuore l'amico e collega Roberto Bosco, che fra pochi giorni, dopo 40 anni trascorsi nell'amministrazione, al servizio della nazione, ha deciso di tagliare l'ambito traguardo del congedo illimitato. Roberto, ti auguro di realizzare tutti quei sogni che hai tenuto nel cassetto. Naturalmente assieme ai tuoi padri. Gioia e amarezza che questa nostra amata professione ti ha riservato. Ti abbraccio forte.
Un commosso pensiero dedico ora ai caduti della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine, persone che non hanno esitato a donare la propria vita per garantire la sicurezza di tutti. Tra questi il vice sovrintendente Francesco Alighieri, caduto in servizio il 26 settembre 2008 a Castelvolturno, Caserta. La sorella Elisabetta, anche lei della grande famiglia della Polizia di Stato e in servizio presso la Questura di Vercelli, lo ricorda qui con noi assieme alla moglie Luciana. Accanto a loro e insieme a loro i familiari dell'ingegner Franco Almolinara, vittima innocente del terrorismo internazionale. Ci invito tutti in un ideale forte abbraccio. In questo anniversario è anche doverosa consuetudine tracciare un sintetico consuntivo dell'attività svolta nell'anno trascorso. Credo ancora una volta di poter affermare con soddisfazione che i dati raccolti, già comunicati alla stampa, danno un quadro sostanzialmente positivo dell'operato dell'attività svolta dalle forze dell'ordine. Sicuramente frutto dell'impegno e della professionalità con cui gli operatori di polizia hanno svolto il loro lavoro e della collaborazione ricevuta dai cittadini, con i quali si è da tempo instaurato un forte legame di fiducia che contribuisce a sviluppare sempre più la cultura della legalità. Nell'attività di polizia giudiziaria determinante è stato l'efficace coordinamento operato dalla Procura della Repubblica di Vercelli, che ringrazio sentitamente per la costante disponibilità e l'autorevole e competente sostegno ricevuto nel corso delle attività di indagine più delicate ed impegnative. Un prezioso tramite per l'alta professionalità evidenziata si è, come sempre, rivelato il personale del servizio di polizia giudiziaria, al quale ho rivolto un particolare applauso. In questi ultimi 12 mesi, i fenomeni criminali che destano maggiore allarme sociale non hanno registrato particolari variazioni rispetto agli indici già soddisfacenti. Significativi risultati hanno ottenuto le indagini condotte nei confronti dei responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione. Il fenomeno del racket e delle estorsioni, segnale di una possibile diffusione sul territorio di criminalità organizzata, ha presentato temi e indicazioni attentamente monitorate e seguite dai nostri investigatori, mentre il reato più diffuso rimane il furto. In merito a quest'ultimo reato è in ascesa, probabilmente legato anche al perdurare della crisi economica, il fenomeno dei paccheggi, soprattutto di merce alimentare, compiuta all'interno dei grandi centri commerciali di questo capoluogo. Un fenomeno ricorrente è, anche per quest'ultimo anno, quello della clonazione e l'indebito utilizzo delle carte di credito. Negli ultimi mesi è stata interrotta un'attività illecita, condotta da un gruppo di cittadini rumeni che, mediante il metodo phishing, carpivano le credenziali bancarie di ignari clienti, riuscendo a prelevare dai rispettivi conti correnti ingenti somme di denaro, che venivano successivamente trasferite in Romania su altri conti correnti, difficilmente individuabili, perfezionando così la truffa. Nel corso di questa operazione è stata sequestrata una somma di denaro contante superiore ai 10.000 euro, appena prelevata dai conti correnti bancari delle vittime, e numerose carte di credito denominate Super Flash, pronte per essere utilizzate dai malviventi per trasferire denaro all'estero. Non hanno altresì sottovalutati i reati che comportano l'uso e l'abuso di droghe e di alcol, che interessano i più giovani. È per questo che si è dato particolare impulso, oltre all'attività prettamente di polizia, anche a progetti ed iniziative che ci permettono di interagire in modo diretto con i ragazzi, specialmente nelle scuole e in alcuni circoli parrocchiali. Per questo sento di dover ringraziare il mondo della scuola, nella persona del dottor Antonio Catania, per averci voluto coinvolgere, dandoci la possibilità di contribuire alla diffusione della cultura della legalità, formidabile strumento di lotta al crimine e in particolare alla criminalità organizzata. E qui dopo un pensiero all'episodio veramente tragico che ci ha colpito in quel di Brindisi. E lì la scuola effettivamente è stata ritenuta un simbolo. Non abbiamo dati in questo momento che ci possano condurre a qualcosa di ben definito, siamo sicuri che non si tratterà di criminalità organizzata, di questi segnali in questo senso, però la scuola è in frontiera e questo l'ha dimostrato. Grazie. Grazie. La realizzazione di questi progetti è ormai consolidata istituzione di un settore dedicato alla tutela delle fasce deboli che da tempo, unendo più corpi di polizia aderenti, affronta e segue con efficacia questa particolare tematica. L'azione di prevenzione, che contribuisce in modo determinante al contenimento dei reati più gravi, è stata caratterizzata dalla piena e fattiva collaborazione tra tutte le forze di polizia, dal consolidamento a regime del piano coordinato di territorio,
dalla costante e capillare attività della sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso della scuola mobile, dal mantenimento a più alto standard consentito delle pattuglie della volante e dei controlli a carico delle persone sottoposte a misure detentive, domiciliari e di vigilanza, nonché dai numerosi interventi del reparto prevenzione crimine di Torino, che in varie fasce orarie ha permesso di effettuare specifici servizi in zone mirate della città e della vicina periferia. Si è dato altresì impulso all'applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica. Sempre in tema di prevenzione, il servizio svolto dai poliziotti quartiere ha saputo trasmettere quel senso di vicinanza e sicurezza che ha indotto spesso i cittadini a rivolgersi a loro sicuramente con fiducia, infondendo maggiore tranquillità, in particolare per i commercianti più esposti alla criminalità, oltre a far registrare nei quartieri sottoposti a controllo una riduzione dei reati di natura predatoria come scippi, borseggi e furti, nonché un miglior contrasto degli stessi. Non va altresì sottaciuto il contributo fornito dal personale del posto di polizia dell'ospedale, che presidia la sicurezza delle strutture e degli utenti ed accompagna l'evolversi delle tematiche connesse alla riorganizzazione della sanità regionale ed in particolare del Cendese. Nella gestione dell'ordine pubblico, il rapporto più che collaborativo, di reciproco rispetto e di fiducia instaurato con il mondo del lavoro e con le varie realtà politiche, sociali, ambientaliste e sportive della provincia, ha consentito che tutte le manifestazioni, prevalentemente legate al protrarsi della crisi economica che interessa il Paese e recentemente del nucleare, si siano svolte con compostezza e dignità. La vigile presenza delle forze dell'ordine, a volte rinforzata con l'intervento degli specialisti dei reparti mobili, cinofili, artificieri, servizio aereo. Più di 1000 sono state le ordinanze di servizio per l'ordine pubblico. Ha permesso di coniugare l'esercizio della libertà di manifestare con l'esercizio della collettività di non vedere limitati i propri diritti. Una particolare menzione va riservata al campionato di calcio Lega Pro, che ha visto dopo decenni la partecipazione della gloriosa compagine locale Pro Vercelli, che si è distinta per i brillanti risultati conseguiti. La costante collaborazione intessuta tra i vari enti interessati alla realizzazione degli eventi sportivi ha permesso, anche in condizioni non sempre favorevoli, di evitare situazioni di particolare criticità. Io non dico nulla perché so che la Pro Vercelli in questo momento sta affrontando qualche cosa di particolare. Quindi non mi sbilancio perché so che siamo tutti scaramantici. Importante è stato il contributo delle specialità della Polizia di Stato, la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria. Hanno svolto un'intensa e encomiabile opera di prevenzione e intervento specialistico nell'ambito della circolazione stradale e di quella ferroviaria, con ripetuti e mirati servizi spesso caratterizzati anche da elevato rischio per l'integrità degli operatori, della Polizia Postale e delle telecomunicazioni, che ha efficacemente vigilato penetrando le reti telematiche, riuscendo a contrastare con ottimi risultati la diffusione dei reati informatici, molti dei quali commessi a danno del minore. Determinante per la lotta al crimine e la prevenzione è stato il contributo fornito dalla Polizia Scientifica, supportata dal Gabinetto regionale, e l'oscuro ma importantissimo lavoro svolto dal settore sanitario e tecnico-logistico, senza il quale ogni attività operativa risulterebbe paralizzata. Per quanto riguarda l'immigrazione, i fatti che hanno portato alla ribalta della cronaca mondiale, i problemi del mondo medio orientale e africano, hanno lambito in modo modesto, seppur vivacizzato da episodi di protesta anche violenta, chiaro sintomo del disagio percepito nel nostro territorio. Nella nostra provincia sono presenti 8.049 extracomunitari in lieve tendenza di incremento, per lo più ben inseriti e con l'occupazione. Gli irregolari rintracciati negli ultimi 12 mesi sono stati 43. Dei quali 21 poi espulsi con accompagnamento alla frontiera e ai centri di identificazione ed espulsione e 22 invitati a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni. Si sono attivati tutti i dispositivi finalizzati a contrastare ogni forma di infiltrazione terroristica e dal contempo poter accogliere i rifugiati per i quali il territorio ha offerto la propria disponibilità alla ricezione. L'anno trascorso è stato anche un anno di novità normative che hanno recepito la cosiddetta direttiva rimpatri, che ha adeguato la legislazione italiana alla normativa comunitaria. Inoltre, con il decreto presidenziale 179 del 2011, è stata regolamentata la disciplina del cosiddetto accordo di integrazione, un impegno che deve assumere lo straniero di età superiore a 16 anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presenta istanze di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. La cultura della legalità richiede anche un momento di riflessione condivisa. Il sistema sicurezza è tanto più capace di produrre libertà dalla paura quanto maggiore il numero di soggetti
che ne fanno parte. Il filo conduttore dei progetti avviati negli ultimi anni a livello nazionale, con riflessi tangibili anche nella nostra realtà urbana, dove la collaborazione tra istituzioni ha maturato un'esperienza positiva, è stato quello di costruire un sistema integrato ed efficiente, in grado di far fronte sia ai fenomeni criminali che alla crescente domanda di sicurezza ravvicinata che proviene dai cittadini. A livello locale si è data concreta attuazione al concetto di sicurezza partecipata attraverso la stretta collaborazione con le altre istituzioni, portando a creare sinergie importanti per il quotidiano traguardo di garantire così tranquillità ai cittadini. In questa prospettiva di collaborazione è necessario che ognuno affianchi il poliziotto per dar vita attraverso un processo ricorsivo proprio della comunicazione ad un circuito virtuoso che alimenti la cultura della legalità, presupposto sociale imprescindibile per l'esplicazione di ogni diritto del cittadino. Grandi e piccole cose confluiscono per determinare il comune buonsenso della legalità, creare occupazione, investire e garantire le realtà produttive e soprattutto non abbandonare le aree difficili a se stesse attraverso la qualificazione e la riqualificazione del tessuto urbano e sociale. Sono tutti comportamenti che combattono la cultura dell'illegalità e la comunità vercellese, nonostante l'avversa drammatica congiuntura economica e sociale, è senz'altro ben avviata verso questo percorso grazie all'operosità, al senso civico e sociale dei suoi cittadini e dei suoi amministratori. È necessario contrastare tutti insieme il diffondersi dell'insicurezza. Bisogna recuperare ancora di più i tradizionali meccanismi di integrazione e di controllo sociale, i legami di famiglia, le cerchie comunitarie, le reti degli amici e di vicinato, che non siano sempre più lontani. Di uguale importanza è il nostro quotidiano comportamento di rispetto verso la legge e le regole di educazione e di buon vivere civile. Tanti gesti quotidiani, apparentemente insignificanti, ma che nutrono l'illegalità, che alimentano il lavoro nero, le locazioni sommerse, l'evasione fiscale, le violenze di una minoranza di teppisti che ritiene di poter sottrarre alla maggioranza la voglia di andare allo stadio, il gioco d'azzardo, l'incontrollata aggressività verbale e comportamentale, dal bullismo al degrado sociale, agli schiamazzi portati all'eccesso, in un cortocircuito surreale che rappresenta il più importante fattore di degrado etico, con la sola logica di una corsa sfrenata all'arricchimento facile o all'effimero piacere di un momento. Ritengo utile riproporre, umilmente, anche quest'anno, il passo tratto dall'enciclica sociale Caritas in Veritatis del Santo Padre Benedetto XVI, che sicuramente potrebbe orientare l'operato di ognuno di noi. Mi sono affezionato, ahimè, a questo passo e lo voglio riproporre con forza. Molte persone oggi tendono a coltivare la pretesa di non dover niente a nessuno, tranne che a se stesse. Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a maturare una responsabilità per il proprio e altrui sviluppo integrale. Per questo è importante sollecitare una nuova riflessione su come i diritti presuppongano doveri, senza i quali si trasformano in arbitri. Si assiste oggi a una pesante contraddizione. Mentre per un verso si rivendicano presunti diritti di carattere arbitrario e voluttuario, con le pretese di vederli riconosciuti e promossi dalle strutture pubbliche, per l'altro verso vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati nei confronti di tanta parte dell'umanità. Si è spesso notato una relazione tra la rivendicazione del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione al vizio nelle società opulente e la mancanza di cibo, di acqua potabile, di istruzioni base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del mondo del sottosviluppo e anche nelle periferie delle grandi metropoli. Devo dire che questa crisi ci ha riportato ancora più vicina a noi questa situazione. Il disagio lo cominciamo a percepire anche di più anche tra di noi. Non siamo più quella società opulenta e che vede solo l'opulenza, ma cominciamo a vedere che anche noi dobbiamo avere altre considerazioni. La relazione sta nel fatto che i diritti individuali, svincolati da un quadro di doveri che conferisca loro un senso compiuto, impazziscono e alimentano una spirale di richieste praticamente illimitate e prive di criteri. L'esasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri. I doveri delimitano i diritti perché rimandano al quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche questi ultimi si inseriscono e così non diventano arbitri. E propongono la loro difesa e promozione come un impegno da assumere a servizio del bene. Se la locuzione sicurezza pubblica è una formula che sintetizza e comprende gli elementi essenziali della qualità della vita, allora vi è la necessità di una serie pressoché indefinita di interventi, compresi quelli che ciascuno di noi può attuare nella propria sfera, i doveri appunto, e che incidono positivamente sulla sicurezza di tutti,
sotto il profilo dell'etica civile che alla fine costituisce il collante di un popolo. Infine, mi si consenta di affermare che il presidio più sicuro per Vercelli e la provincia è costituito dall'impegno civile delle forze dell'ordine, Polizia di Stato, integrata dal contributo irrinunciabile dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Locali. L'azione sinergica di tutte queste istituzioni offre la garanzia della legalità, mantenendo anche la tradizione di efficienza, di efficacia e affidabilità. Ancora una volta sento forte il bisogno di ringraziare tutti coloro che in qualunque modo hanno condiviso il nostro impegno e quanti ne hanno facilitato la corrispondenza alle molteplici richieste di sicurezza. Ringrazio la Camera di Commercio nella persona del Presidente Carlo Giovanni Verdi, che ci ha consentito di organizzare questa festa in una sede così prestigiosa e ricca di significato per l'apporto fondamentale e determinante che l'economia riveste in questo particolare momento storico. Grazie. Un grazie di cuore rivolgo al signor Prefetto Salvatore Maffi, testimoniando la sentita riconoscenza per l'entusiasmo che ha saputo e voluto trasmetterci attraverso la passione, la pregevole competenza e l'umanità con la quale ci accompagna nelle quotidiane attività professionali. Grazie. Grazie per gli strumenti legislativi che forniscono al nostro lavoro. Sincera riconoscenza sento di esprimere al sindaco Andrea Borsano e all'amministrazione comunale tutta per la cordialità e la generosità e la generosa collaborazione con cui è da sempre vicino alla polizia. Grazie. Grazie anche al Presidente del Consiglio e quindi a tutto il Consiglio, non solo. Per quanto l'amministrazione provinciale in molti settori è concretamente vicina alla nostra attività. Grazie Presidente. Un devoto riverente saluto rivolgo all'arcivescovo Monsignor Enrico Masserelli per la paterna vicinanza sempre dimostrata alla Polizia di Stato, anche tramite Monsignor Gianluca Donzino, nostro cappellano, e a Monsignor Giuseppe Cavallone, nostro amato padre. Grazie a tutti i sindaci della nostra provincia anche per la preziosità delle loro segnalazioni. La mia più convinta gratitudine, l'apprezzamento sincero e mi si permette un caloroso abbraccio va a tutti gli appartenenti alle consorelle forze di polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con le quali condividiamo ogni giorno fatiche e pericoli della professione e ci dimostrano affetto, stima e amicizia. A loro affianco il Corpo Forestale, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Un caloroso saluto porgo con profonda stima alla magistratura, con la quale condividiamo un sincero e convinto spirito di servizio. Lo stesso spirito che contraddistingue la stretta azione collaborativa nei confronti dei giudici di pace, sempre disponibili nelle innumerevoli esigenze di servizio. Un sentito grazie anche a loro. Agli amici delle Forze Armate, delle associazioni comandantistiche d'arma presenti con i loro labari, alle altre componenti della realtà vercellese, politiche, culturali, scientifiche, industriali, commerciali, agricole e sindacali, e alla stampa, per la considerazione che hanno del servizio svolto dalla Polizia. Grazie. Un cordiale pensiero rivolgo a coloro che hanno cessato la loro collaborazione attiva ma mantengono inalterati sentimenti di appartenenza riuniti nell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Alle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, del personale dell'amministrazione civile dell'interno di Vercelli, un particolare sentito grazie per la collaborazione che hanno avuto offrirmi, dimostrando un grande senso di responsabilità nel saper coniugare gli interessi degli operatori alle esigenze sostanziali del servizio. Infine, devo un ringraziamento particolare a tutti i presenti, in particolare agli studenti e agli insegnanti, che avete voluto testimoniare con la partecipazione quel consenso che la Polizia di Stato riceve dal corpo sociale. Grazie, grazie alla scuola e ai giovani soprattutto. Confermato e rafforzato le positive sensazioni percepite al momento dell'arrivo in questa affascinante città d'arte. Merito delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile della mia questura e di tutti gli altri uffici e reparti. Gente generosa, professionale, entusiasta, che si è sacrificata nel servizio sottraendo i propri cari tempo e affetto. A tutti loro va la mia riconoscenza e un augurio di serenità anche per le famiglie che condividono le gioie, le trepidazioni e l'entusiasmo per questa professione. Dio, dacci la serenità di accettare le cose che non possiamo cambiare, dacci il coraggio di cambiare le cose che possiamo e l'intelligenza di capire la differenza. Auguro a tutti, viva la